Io ti lascio la parola, ci sentiamo dopo, io intanto tengo d'occhio la chat per le domande dopo. Grazie. Perfetto. Allora, salve a tutti, questo è il mio secondo talk della giornata. Vi preparo presentando il mio libro dedicato all'open source, rilasciato in modo open source, ma principalmente si tratta della mia esperienza, di come cosa ho imparato nel contribuire all'open source, sia che come contributo che come possiamo dire manager, sviluppatore, traduttore, supporter, promozione, eccetera, che vedremo in 30 minuti. Quindi stacco la webcam così vedete meglio le slide e cominciamo con la presentazione. Allora, cosa vuol dire contribuire all'open source? E io lo voglio mettere in modalità videogioco, nel senso che per me non è un gioco, ma è stimolante quanto un videogioco, perché non dico che funziona a livelli, che ci sono delle cose da sbloccare o da trovare, ma diciamo che è un continuo stimolarsi in positivo. Quindi facciamo una mia presentazione dal punto di vista, comincio con questa slide, un po' del mio background, delle mie esperienze. Ho una web agency, sono uno sviluppatore, sono drogato di open source, come qualcuno dice spesso. Sono principalmente conosciuto in Italia per le mie attività in ambito Mozilla. Sono volontario oramai da 7 anni per la comunità italiana, rep, tech speaker, ma sono molto attivo anche in ambito WordPress, tant'è che ho fatto il talk stamattina su questo. E come core contributo, contribuisco in diversi progetti come sviluppatore o anche traduttore. Sono attivo su GitHub dal 2010, la mia prima pull request è stata nel 2012 e ho degli account su Bugzilla, nel caso di Mozilla KDE oramai ha pure smesso, si dovrebbe essere migrato totalmente da Fabricator a GitLab. Da quasi 10 anni, ho aperto anche il mio primo ticket a 23 anni su Debian, che per me è stato molto importante come passaggio, per quello c'è lo sfondo di un altro gioco famoso. Ma passiamo, dopo questa esperienza potremmo dire, sul lavoro con le mani sporche, vediamo un po' l'esperienza dal vivo, cosa che noi ci stiamo perdendo in questo Linux Day. Beh, sono solo coorganizzatore di due meetup WordPress a Roma e Terni. Ho partecipato in varie conferenze nazionali, anche tra gli organizer per un motivo e per un altro, da diversi anni. Dispiace quest'anno Emergent che è saltato. Partecipo anche al FOSDEM, che l'anno prossimo purtroppo salterà, e sono speaker anche lì da diverso tempo. Il mio primo Linux Day è stato nel 2013, di cui sono stato anche relatore, e oramai sono relatore da quel Linux Day. Quindi per me Linux Day è molto importante e ci tengo veramente tanto, perché è stato un cambio di tante cose. Feci anche un AMA su Reddit, ho fondato anche il mio LUG qualche anno fa nella mia città, nel centro Italia, con i suoi alti e bassi, faccio parte di diverse realtà nazionali e ho fatto anche dei webinar, ho scritto anche il mio primo libro in inglese. E questo per dirvi, insomma, che io le mani sporche ce l'ho, non sono uno da tastiera e basta, come stiamo vedendo su Rocket Chat con questi spam che si fanno vivi, ma preferisco stare dall'altra parte della barricata, ovvero quello attivo, quello che fa qualcosa, che cambia le cose, non soltanto quello che parla. E quindi io voglio aiutare a diventare anche voi così. Cosa significa? Beh, il primo step, il primo passaggio, è quello di fare uno studio, un'analisi sulla propria esperienza in ambito open source. Cosa significa? Beh, nel mio caso, io ho studiato la mia esperienza open source e ho detto, beh, grazie all'open source io ho migliorato il mio inglese. Adesso è molto meglio rispetto a prima, quindi potete immaginare come fosse. Ho imparato anche a fare relatore, concetti di marketing che mi sono stati utili anche in ambito lavorativo, l'organizzazione eventi, se no non avrei potuto creare un LUG, lavoro di gruppo, altrimenti non potrei vivere in progetti open source. Coaching, che potremmo tradurre come fare il tutor, il mentor, è un argomento molto più complicato. Planning inteso come organizzazione, pianificazione, ma anche il lato di community management, ovvero riuscire a gestire e aiutare la comunità. Un'altra analisi, oltre alle skills che possiamo tradurre come abilità, è anche la conoscenza. Cosa ho imparato io di non come abilità personali, ma come conoscenza sul generis, ovvero ho scoperto nuove tecnologie, ho imparato nuovi approcci a task simili, attività. Ho imparato a profilare i membri della comunità, che oggi con la privacy sembra un termine bruttissimo profilare, ma in ambito comunitario è molto importante, ovvero riuscire a capire,
parlando con un volontario, con una persona, capire quali sono i suoi interessi e quale potrebbe essere la cosa più interessante per lui. Quindi non va vista in senso cattivo, ma in senso buono, perché avere un'analisi della propria realtà comunitaria, delle persone intorno, su quale cose sono più brave o meno, cosa possono fare perché interessano, eccetera, è molto utile in molti contesti. E un'altra cosa molto utile in ambito lavorativo è quello di poter fare dei resoconti, cioè imparare cosa scrivere e come scrivere delle analisi. E degli obiettivi importanti per me sono stati, ad esempio, la gratificazione, ovvero il riconoscimento da parte di altri di quello che ho fatto, ma anche una gratificazione personale, come per dire scrivere il libro stesso. E quindi il primo obiettivo, dopo aver fatto questa analisi, è darci un obiettivo stesso. Qui ho voluto mettere questa qui, ovvero capire il mio obiettivo è questo, quando sarà non è importante, però già avere un'idea, tipo in 3 mesi vorrei riuscire a fare questo, è veramente importante perché ci sarà da stimolo in qualunque cosa che facciamo. Il secondo passaggio è già perché io contribuisco, voglio contribuire all'open source. Ci sono varie motivazioni, ognuno ha le sue. Potremmo cominciare, mi piace la filosofia, ho del tempo libero, avevo bisogno di qualcosa, c'era un problema, ho 20 minuti al giorno che non so come usare, vorrei imparare. Per me è l'ultimo e più importante. E quindi ci troviamo di fronte a un'equazione che suona bruttissimo, però che è molto realistica, ovvero i bisogni più problemi, diviso il tempo, portano alla formazione, nel senso che se noi abbiamo una nostra necessità personale che sia anche risolvere un problema, riusciremo a sfruttare meglio il tempo che abbiamo, perché più ci impegneremo per riuscire a risolvere il problema che abbiamo, più riusciremo ad imparare, perché apprezzeremo di più il tempo che abbiamo a disposizione, perché come persone che lavorano abbiamo i nostri limiti, come i volontari che stanno gestendo Linux Day hanno le loro necessità, ma stanno dando anche il loro tempo per fare il più possibile. Quindi, dopo aver fatto questa analisi, parte la cosa un po' più difficile per me da sviluppatore, ad esempio, ovvero la comunicazione. Questo è un estratto del libro, ci sono alcuni punti chiave, e vado un po' veloce, ovvero la possibilità di essere attivi, stimolanti, ovvero riuscire a coinvolgere di più le persone ed evitare quelle discussioni futili che non servono a niente, che su internet noi chiameremmo non solo i flame, ma anche i rant. E ovviamente si aggiunge anche la necessità di una trasparenza, di una chiarezza in quello che facciamo, perché è importante, ma anche quello di non essere passivi, ovvero per quanto io sono attivo e voglio evitare le discussioni futili, bisogna anche imparare a non ignorare o evitare le discussioni, perché altrimenti sembreremmo troppo intransigenti, quindi bisogna riuscire a trovare anche un equilibrio. Ma al tempo stesso bisogna imparare anche ad essere documentativi, non ho trovato un termine migliore, e c'è un capitolo dedicato sull'argomento, che vedremo più avanti. Ma oltre a queste caratteristiche, bisogna anche far caso agli strumenti di comunicazione oggi che abbiamo. In su open source è più diffuso ovviamente il cosiddetto ticket, bug, issue. C'è anche l'email, la chat, il forum e ovviamente il relatore agli eventi dal vivo o online. Ma la caratteristica di tutto questo per me deve essere la documentazione. Io cerco di applicare la tecnica del professor Feynman, che è molto famoso. Per chi conosce la serie Big Bang Theory poi l'avrà sentito molte volte. E questo consiste in 4 regole. Che con lui stimolava le persone a fare il meglio quando cercavano di documentare o spiegare, ovvero scegli un argomento che tu vuoi imparare, pensa di insegnarlo ad un bambino, quindi lo farai più semplice possibile, trova dei problemi nella tua spiegazione, torna indietro, ricontrolla e migliora. E poi se ci riesci, semplifica, utilizza delle analogie. Con questo sistema io ho voluto applicarlo proprio nello scrivere il mio libro, perché io spesso nella mia vita mi sono trovato, molte persone mi chiedevano proprio come contribuire all'open source, qual è il progetto da scegliere, eccetera, eccetera. Quindi partendo da questa filosofia ho voluto scrivere un libro. E quindi la domanda è: perché io dovrei perdere tempo a documentare, oltre per far per me stesso? Beh, ci sono varie motivazioni, ovvero la possibilità di salvare del tempo a lungo termine, migliorare le proprie capacità comunicative, approcciare meglio le persone, migliorare il marchio del progetto, fornire delle risorse per chi deve venire, per i nuovi, e anche per avere più confidenza con l'argomento stesso. Quindi la comunicazione è la parte fondamentale di tutto, e ovviamente oggi noi con internet abbiamo la comunicazione sia sincrona che asincrona, quindi dobbiamo anche imparare a riconoscere vari strumenti e qual è il migliore per quella specifica tipologia di comunicazione. La domanda fulcro è spesso, ovviamente,
capire qual è il progetto ideale per cominciare a contribuire, perché come sappiamo internet è gigantesco, i progetti open source li trovate di tutti i tipi, per qualunque cosa. Bisogna riuscire a capire qual è il più adatto, ma anche capire con quale stimolo stiamo facendo, perché per esempio sotto Oktoberfest abbiamo visto il casino che si è generato, ovvero persone che lo facevano soltanto per una maglietta, ma contribuivano in modo sbagliato, creando più problemi che altro. E questo ha cambiato le regole dell'Oktoberfest dopo 6 anni che partecipavo, sinceramente è stato un po' fastidioso questo cambiamento, quindi bisogna fare un'analisi anche sugli stimoli. E quindi l'esperienza che noi metteremo anche sullo stimolo di quando vogliamo contribuire ci permetterà di apprezzare tutto quello che facciamo in modo diverso, perché non è come un compito per casa, ovvero quando eravamo ragazzi dobbiamo fare i compiti, no, lo faccio perché mi piace, è come quello che preferisce guardare la partita di calcio, io preferisco essere il calciatore, anche se il calcio a me non mi piace per niente, però per far capire come ci dobbiamo mettere da questo punto di vista. E quindi noi dobbiamo anche capire che ci sono vari elementi nello spettro delle realtà. In questo caso ho fatto l'esempio con i Pokémon, perché tutti si ricordano il primo, la primo stadio, ma è l'ultimo. Ma ci sono dei passaggi in mezzo che sono più importanti e che spesso la gente ignora, ma che sono importantissimi per raggiungere lo stadio 3. Come vorrebbe essere il marketing stesso, tutti non ci diamo peso, perché alla fine è un tweet, è un documento scritto, delle istruzioni, però servono a far raggiungere le persone il terzo stadio. Quindi dobbiamo renderci conto che c'è un ecosistema fatto di attività fondamentali. E si apre anche questa analisi sul reclutamento di nuovi volontari. Qui ho preferito prendere questa infografica di un libro sulla persuasione, che è molto interessante, ce ne sono diversi di quest'autore, che vi invito a leggere, che ovviamente lui vede in modo di marketing o di realtà sociali. Io l'ho voluto riapplicare nel libro in ambito open source. E quindi noi possiamo estrapolare, come nella maggior parte dei libri di coaching, ad esempio, come vanno adattate alle nostre necessità. E ovviamente, essendo animali sociali, ci sono dei fattori che vanno riconsiderati, ovvero la reciprocità, l'impegno e la consistenza, una prova sociale che possiamo vedere come gratificazione o riconoscimento, una scarsità si può intendere come una cosa meno è presente, più è rara, e quindi è più valore, e quindi può avere molto più attrattiva rispetto a una cosa che diamo per scontata. L'autorità, io la vedo in ambito veterano, io lo chiamo così, per una persona che ha esperienza, ma che non è meglio degli altri o più importante, è solo un veterano, ovvero ne sa di più perché è da più tempo che ci mette le mani e quindi sa tante cose che spesso non ci rendiamo conto. Il liking, ovvero, è se questa cosa interessa le persone intorno a te, quindi c'è un interesse che non è al di fuori del cerchio interno, ma un interesse anche al di fuori. Quindi tutto questo, questi argomenti, questi punti di vista ci permettono di riuscire a far leva agli interessi di una persona, perché coinvolgere un nuovo volontario spesso è veramente difficile, perché ognuno di noi ha stimoli diversi in base anche al tempo che abbiamo a disposizione, quindi bisogna riuscire a ottimizzare seguendo tutti i vari fattori. E quindi bisogna fare una cosa che ritengo noiosissima, ovvero un'analisi di mercato o marketing, che è bruttissimo da dire, però ovvero fare un'analisi sui problemi della nostra comunità, ovvero quali sono le cose con cui i volontari hanno familiarità, quali sono gli strumenti che utilizza il progetto stesso, quali sono i problemi più comuni, quali sono i consigli più migliori, perché poi dovremmo renderle proprio delle best practices, delle cose comuni, o migliorare il nostro processo interno. Oppure dal lato proprio di mio marketing, di promozione del progetto, come, perché delle aziende utilizzano questo progetto? Perché dei volontari partecipano? Quanti eventi fai? Come il progetto è gestito? Perché queste cose sono quelle che riescono a stimolare le persone a interessarsi e a partecipare. Io poi dico interview, che in ambito inglese può essere utilizzato come un incontro per un lavoro, allora ti fanno un'intervista che in italiano rende malissimo, ma è un colloquio di lavoro. Invece io la vedo come proprio una chiacchierata, ovvero fare delle domande alla persona per capire quali sono i suoi interessi, come abbiamo già visto. E noi dobbiamo capire che le persone vedono le cose in modo diverso da noi. E da sviluppatore, che il marketing lo odiavo e il coaching lo ritenevo interessante, mi sono dovuto mangiare me stesso, nel senso che il coaching invece è molto importante, ne ho letto moltissimo, il marketing lo ritengo ancora oggi per alcune cose noioso, ma è molto importante. Quindi dobbiamo renderci conto che ci sono vari punti di vista e che noi dobbiamo riuscire ad amalgamare tutto questo per il bene del nostro progetto. E quindi noi ci troviamo di fronte a quello che è il core business di un progetto open source, che è diviso in due tipi, ovvero l'attività di primo o secondo livello, e che a loro volta sono divise tra dirette ed impatto. Ovvero,
Dirette si intendono quelle attività che hanno un impatto in tempo reale. Quindi significa che io, che ne so, traduco qualcosa, io la vedo subito la traduzione. Impatto la intendo nel lungo termine, ovvero noi facciamo assistenza a qualcuno, quindi sul forum, noi stiamo aiutando quella persona adesso, quindi anche diretta, ma qualcun altro potrà ritrovare questa nostra discussione su internet e quindi avremo un impatto a lungo termine. E di questo qui rientrano ovviamente anche rientrano tutte le attività di primo livello che sono semplici, nel senso che chiunque senza esperienza può partecipare. Ovviamente richiesta un'esperienza poi quando si entra nelle cose un po' più avanzate di quel progetto, però diciamo che sono le più facili da fare, mettiamola così. Quindi rientrano la revisione, il classico "ho scritto questa guida, secondo te si capisce?" La traduzione: "guarda, ho trovato questo errore di traduzione, qui potrei dare una mano io." Il supporto: "io ne so di più, come si configura Firefox per dire, posso dare una mano." Testing: "esce la nuova versione della beta del progetto, lo provo e se ci sono problemi li segnalo o contribuisco a fornire informazioni per risolverle." La promozione o evangelism, che in italiano non rende bene, ma la promozione è il classico marketing, ovvero organizzo un evento e faccio la promozione, tweet, eccetera. Advocacy in italiano si può tradurre come sensibilizzare, ovvero c'è un tema delicato riguardo alla privacy oppure al diritto d'autore, come c'era stamattina il talk, facciamo una promozione apposita che è pensata anche nell'organizzazione eventi e che coinvolge anche tutto il resto della comunità, quindi è una cosa un po' più là, ma significa anche fare membro di tutto questo, ovviamente l'evento stesso. Ma un altro, il secondo tipo di attività è la documentazione. La documentazione è un effetto diretto, perché una volta che ho creato questo materiale, ci sta. Può invecchiare, ma ci sta. È qualcosa di tangibile. Come anche la gestione della comunità, che può risultare strana, perché la comunità è fatta di persone, ognuno fa quello che vuole. Ma community management vuol dire, ok, dobbiamo organizzare questo evento, chi vuole dare una mano? È quello che vuol dire fare la comunicazione, assegnare task, fare un po' di coordinamento, dare un po' di supervisione, in modo tale che la comunità riesca ad essere molto più produttiva ed effettiva e anche coinvolgersi di più. E ovviamente c'è tutto questo, c'è lo sviluppo, che ha un effetto diretto, perché non sto risolvendo potersi un problema, implementando una funzionalità, ma anche qualcosa nel lungo termine. E io, con largo anticipo rispetto alle mie previsioni, ho finito la presentazione. Però mi permetto di aggiungere alcune cose. Ovviamente il libro è disponibile su internet, lo trovate su LearnPub scaricabile in PDF, EPUB e in altri formati. Per chi non vuole registrarsi è su GitHub, dove c'è anche il contenuto del libro, e potete quindi scaricarlo da GitHub stesso già in formato pronto per essere letto. E siamo alla seconda edizione, che ha aggiunto molto materiale e che vi racconta un po' quello che ho detto io, ma anche la mia filosofia, che non significa essere di integralisti in ambito open source, ovvero dobbiamo usare e promuovere open source tutto. No, dobbiamo promuovere il metodo migliore, la soluzione migliore per quello che ci sta intorno, in modo tale che noi possiamo anche renderci conto dei problemi che ha l'open source. Non significa che forza manca la funzionalità, la comunicazione sbagliata, ma in ampio spettro, perché dobbiamo imparare anche a essere critici di quello che facciamo, ma anche riuscire a essere propositivi. Non dire "c'è questo bug, mi lamento" e finisce lì, perché altrimenti questo non è open source. Questo significa essere come tutti gli altri, fare come tutti gli altri. Quando noi parliamo di open source, noi dobbiamo fare la differenza in quello che c'è intorno a noi e nel contesto. È quello che io provo a fare tutti i giorni. Io oramai tengo un resoconto mensile, da più di 2 anni, dei miei contributi, che siano sviluppo, che siano community management, traduzioni, eventi, quel che siano, formazione per il look, quello che sia, perché è importante dare la testimonianza che non siamo soltanto passivi. Organizzare Linux Day significa non essere passivi. Evolvere Linux Day significa non essere passivi, ma farlo evolvere non significa soltanto dire "dovremmo fare così", ma è renderlo tangibile e reale per tutti. E Linux Day quest'anno è un effetto veramente potente, perché dimostra come a livello nazionale possiamo essere uniti. Spesso prima eravamo separati in molti lug, ma possiamo rendere partecipi persone o realtà che prima non sapevano di certi argomenti. Quindi è un esempio tangibile di come l'evoluzione è importante, ma anche in ambito comunicativo e di realtà.
Oresto dicendo tutti questi discorsi che potrebbero sembrare manageriali, potrebbero sembrare da economisti, potrebbero sembrare da persone che non lavorano in tutto questo, ma la mia esperienza è quello che si può vedere su internet, perché tutto quello che faccio è pubblico, è che si può fare tutto questo, c'è soltanto la necessità di capire qual è lo stimolo con cui noi agiamo e vogliamo partecipare. Perché per me all'inizio, quando ho cominciato, oramai ho 30 anni, era molto perché mi piace, sto cominciando a lavorare, voglio imparare di più. E allora cominciavo a contribuire e conoscere meglio le funzionalità. Oggi è per me un modo per continuare a rimanere informato, conoscere tutto quello che c'è intorno a me, ma anche rendermi conto del mondo che è intorno a me. Perché rendersi conto di quello che abbiamo intorno ci permette di essere delle persone molto più attente alle necessità del nostro ecosistema, che suona bruttissimo, ma la realtà dei fatti è questo. Sotto Covid ci siamo resi conto di tutta una serie di problemi. Beh, questo libro io l'ho scritto l'anno scorso, la prima edizione. Oggi siamo a 115 pagine e tutta questa analisi era prima di tutte queste necessità di smart working, di gestione del lavoro, di gruppo, senza vedersi dal vivo. Quindi ci pone il fatto che da un ambito open source possiamo imparare tante cose che ci sono utili in ambito di vita di tutti i giorni, perché dopo tutto il bello di Linux Day era che noi ci incontriamo dal vivo e vediamo gli amici, persone non vediamo mai, come anche il Mergit, perché andiamo in un'altra regione. Quindi è un modo per creare legami che ci sono. Io vi posso assicurare che i legami che ho creato in ambito open source mi sono stati utilissimi in ambito lavorativo e anche come persona, naturalmente. E quindi abbiamo ancora del tempo. Ne approfitto per fare un'analisi veloce qui sugli strumenti di comunicazione, perché sono andato un po' veloce qui, ma dobbiamo ricordarci che gli strumenti di comunicazione su internet sono diversi e non tutti vanno bene per fare la stessa cosa. Ad esempio, le nuove generazioni preferiscono la chat, non gli piace l'email, non gli piace il forum, forse gli piace aprire dei ticket, e i relatori vanno stimolati parecchio. Io non sono una nuova, non rientro in questa categoria di nuova generazione, quindi parlo di ragazzi più giovani di me, quindi bisogna anche imparare a capire quali sono le persone intorno a noi e quali strumenti preferiscono, ma anche imparare a insegnargli qual è lo strumento migliore per fare certe cose, perché via chat facilmente le discussioni si perdono, si confonde, uno vorrebbe sottolineare una cosa e lasciarla lì fissa in modo tale che tutti se lo ricordano, ma non succede. Il forum può risultare complicato, noioso, richiede del tempo, però è documentativo, rimane lì. Il relatore è un lavoro che può risultare difficile all'inizio, ma una volta che ci si prende la mano si scopre anche il piacere di farlo, perché è uno scambio continuo, se fare un talk ma anche seguire quello degli altri. L'email è utile perché è uno scambio asincrono, non lo facciamo in tempo reale. Io che lavoro, scrivo un'email adesso, il mio cliente lo leggerà domattina alle 9 e mi risponderà. Però intanto è avviato la pratica, come si suol dire. Il ticket può risultare ostico perché richiede una certa conoscenza del progetto, anche della conoscenza di lingua inglese, ad esempio, e non è per tutti. Però una volta che si capiscono le meccaniche e come si fanno, vi dà un'ampia libertà e anche autonomia nel poter dire: non devo più chiedere a Tizio se mi apre il ticket o mi dice cosa devo scrivere, perché io ho trovato questa cosa e non so come si fa. Quindi anche tutto questo è per darvi uno stimolo di essere indipendenti di fronte a quello che ci pone il mondo open source. E quando io ho fatto questa analisi qui con la formula matematica, vi parla uno che in matematica è sempre stato una zappa, eppure fa il programmatore, e ancora oggi non riesce bene a fare i calcoli delle percentuali se non con la calcolatrice, ma non si ricorda la formula, capire il concetto che per chiunque il tempo è fondamentale non è difficile, ma capire che per chiunque lo stimolo dell'imparare o di fare qualcosa passa tramite i problemi o le necessità. E tutto un ambito open source è nato per questo. Linux è nato perché lo sviluppatore, Linus Torvalds, non gli piaceva Minix e voleva una realtà Linux fosse più Unix, ma con delle caratteristiche diverse. Quindi c'era una necessità. Lui implementò la prima funzionalità di swap, non perché ne avesse bisogno, perché il suo computer non ne aveva bisogno, ma perché qualcun altro gliel'aveva chiesto. Quindi lui ha risolto un problema ad un altro. Ma non c'era quindi uno stimolo di necessità, ma era un problema per il progetto, e lui l'ha implementato. Ovviamente questo è un esempio sul generis, ma ci sono molti progetti che sono nati per questo motivo. Ad esempio, OpenStreetMap, c'è stato detto che prima, è nato perché non c'erano alternative alle mappe. Dovremmo utilizzare Google Maps ovunque? No. Quindi, andare a capire che tutto parte da necessità e da problemi ci darà più sapore
nell'apprezzare il tempo che investiremo in tutto questo. E tutto questo ci comporterà una crescita personale in tanti altri contesti che avrà un effetto a lungo termine, come tutti questi progetti open source che stiamo vedendo oggi e domani hanno nel mondo e nelle nostre vite. Quindi io mi permetto di chiudere, vi invito a scaricare il libro, sono aperto a qualunque suggerimento, feedback, riscontro, come volete, perché io il mio lavoro è di renderlo sempre migliore e lo faccio quando ho tempo sotto Covid, ho sfruttato al massimo il tempo a disposizione e quindi io sono arrivato, vedo dal timer, alla fine del mio tempo e sono pronto per le eventuali domande. Eccoci, sì. Innanzitutto in realtà ci sarebbe una domanda dalla chat, però mi permetto di farne una io. Una domanda di attualità estrema. Una tua posizione, un tuo parere, una tua considerazione su tutta la bagarre relativa all'Oktoberfest, che è quella iniziativa concerne i contributi su GitHub, ma che ha avuto un riscontro un po' opinabile negli scorsi anni, e in cui quest'anno in particolare mi è sembrato se ne è parlato molto. Dici due parole tu sulla tua posizione in merito. Allora, io l'Oktoberfest l'ho sempre adorato, nel senso che io ogni mese faccio delle pull request, quindi per me era ottobre, ok, faccio le solite, guadagno una maglietta, sono contento. Il punto è che effettivamente anche da maintainer di progetti, pure io mi sono trovato negli anni con dello spam, pull request inutili. E questo è veramente fastidioso quando tu lavori una vita e ti trovi a dover analizzare queste cose. Quindi è una perdita di tempo letteralmente. Quindi io sono d'accordo che c'era bisogno di un controllo più stringente. Il problema è stato che negli anni passati non ce n'è mai stata questa effettiva necessità, probabilmente perché nessuno si è mai lamentato come quest'anno. Perché c'è stato il botto, letteralmente è stato il botto. Perché anche le regole del programma erano troppo generiche, sempre è stato così. Quindi quest'anno hanno dovuto risolvere in tempo reale con delle regole, secondo me, troppo restrittive, perché io vedo neanche nei miei progetti un minore contribuzione. Io ho rilasciato diverse versioni dei miei progetti perché ho ricevuto contributi in questo mese. Quindi un effettivo effetto c'è. Oktoberfest è importante, però non può essere per tutti i progetti. Quello sì, perché io per gli Oktoberfest, nei miei progetti, quelli di Mozilla Italia e di altri, preparo apposta dei ticket per Oktoberfest. Non dire che tu puoi fare quello che ti pare. No, io ti suggerisco di fare questi perché sono adatti a un nuovo venuto, perché uno che ha esperienza, non ne frega niente dell'Oktoberfest, io già le faccio per fatti miei. Ma se sono nuovo, cosa per cui Oktoberfest è nato, devo essere un po' guidato. Quindi bisogna imparare a avere il progetto, essere pronti per queste tipologie di persone, abbiamo visto delle attività, capire quali sono i membri e proporgli dei task ideali. Ad esempio, io lascio dei ticket, mi serve qualcuno che migliori il readme del progetto perché la gente non capisce quello che c'è scritto. Io, dal mio punto di vista, si capisce, qualcuno me l'ha migliorato e adesso è tutta un'altra cosa. È un contributo stupidissimo, ma è fondamentale per il progetto. Quindi bisogna essere pronti a livello di progetto, ma al tempo stesso non tutti i progetti dovrebbero partecipare, cosa che quest'anno si è resa evidente. Quindi per me va benissimo, se voi volete lavorare nei miei repo, io ho 50 ticket da fare, Mozilla Italia ne ha una ventina di task, quindi siete benvenuti, però ecco, sì, Oktoberfest, se gestito meglio, non come è stato sempre, sicuramente può avere degli effetti per introdurre nuove persone, ma non per rendere le persone più esperte, perché quello lo possono fare in qualunque momento. Quindi diciamo, ha un arco di vita molto specifico. Bene, grazie. Ti faccio ancora 2 minuti, mi permetto di farti ancora questa domanda dalla chat, dato che prima parlavi dei metodi di comunicazione possibili per una community, ci chiedono in particolare qual è quello che tu preferisci e che magari già adotti per i tuoi progetti. Allora, io ho visto che Reddit ad oggi è molto potente, quindi non rientra, potremmo dire, nel concetto di forum, però Reddit è molto potente perché ovviamente raggiungere una comunità internazionale, anche nazionale, ma internazionale, vi dà quindi una visibilità pazzesca in un botto, letteralmente. Il mio libro sulla seconda edizione ha fatto il botto. Io, la prima edizione, in un anno ha raggiunto i 200 download. L'ho caricata su Reddit il secondo anno con una presentazione migliore. Adesso, questo è stato pubblicato ad agosto, ha fatto 300 download su GitHub. Quindi nel giro di 3 mesi ha fatto il botto. Perché? Perché l'ho condiviso su Reddit. Ho scritto anche un articolo su altri siti tipo HackerNoon, eccetera, ma lì l'effetto è stato zero.
su Reddit c'è stato veramente il botto. Quindi io mi piace molto perché c'è questo effetto. La chat è importante, ma richiede del tempo e non puoi seguire le chat di tutte le cose che ti interessano, altrimenti non hai più tempo. Quindi bisogna saperle gestire e seguire quelle che ritieni più importanti per le tue interessi e necessità. Le mail sono utili per organizzarsi, come anche fare delle riunioni, non l'ho spiegato lì, ma delle riunioni anche del comitato organizzativo, cosa che noi facciamo per Immergit ogni mese oramai, per dire, ma che anche noi facciamo Mozilla Italia, le registriamo e sono pubbliche, perché ci permette di vedere anche le persone e renderci conto quali sono le idee e quali sono i piani che dovremmo cambiare. Quindi dipende sempre dal contesto. Io adoro i forum, li oramai ci sono sempre di meno, c'è Discourse, Mozilla utilizza quello, e in altri contesti ho utilizzato sempre Discourse, su RetroArch per dire, e su altri. Però ad oggi per me direi Reddit, Telegram e Discourse quando c'è sono tra i miei preferiti. Perfetto, perfetto, grazie anche di questa tua preferenza personale, assolutamente, ovviamente li va a gusti, però è importante sapere anche il tuo gusto, che sarà sicuramente dettato da un'esperienza. Bene, io ti ringrazio tanto, trovate Daniele in chat, ma comunque in generale nel momento in cui vi avvicinate alla comunità che promuove, produce software libero open source, sicuramente è difficile non incappare in Daniele, in qualche chat, in qualche gruppo Telegram, in qualche mailing list. Quindi a presto risentirci in altre circostanze, e comunque di nuovo grazie per la tua partecipazione al Linux Day di quest'anno. Grazie a tutti e buon Linux Day. Ciao. Passiamo adesso al prossimo...